Ciao a tutti, sono Rossello Livotto e benvenuti alla quarta puntata della Posta delle Farfalle. Questa volta, dopo Giuditta, sarò io a rispondere alle vostre curiosità. Iniziamo subito. Prima domanda di Siro Anto che mi chiede cosa cambia passare da giocatrice a essere il capitano di una squadra. Allora, sicuramente il capitano ha un ruolo veramente molto importante all'interno di un gruppo, un ruolo che necessita di tanta responsabilità e di tanti doti comunicative perché deve rapportarsi tra compagne, con l'allenatore, con la dirigenza, i tifosi, quindi è un ruolo molto impegnativo, ma veramente tanto gratificante, quindi sono felicissima di ricoprirlo quest'anno qua a Busto. Spero di fare un buon lavoro e sicuramente ogni mia azione, quindi ogni azione del capitano, è finalizzata al bene del gruppo. Prossima domanda di Here for the Grady che mi chiede: qual è la compagna di stanza preferita? Allora, devo dire che sicuramente in questi anni ho sempre avuto la fortuna di essere in stanza con ragazze con cui andassi particolarmente d'accordo. Non per ultima Giuditta quest'anno con cui mi trovo veramente molto bene, ma se devo sceglierne una in particolare dico sicuramente Camilla Mingardi perché oltre ad essere stata una mia compagna di stanza è la mia migliore amica, quindi c'è questo bellissimo rapporto di amicizia che va oltre all'aspetto pallavolistico, ci conosciamo da tantissimi anni, ci conosciamo molto bene. Quindi siamo veramente tanto legate e se devo scegliere una compagna di stanza preferita, dico sicuramente lei. Prossima domanda, la partita che ricordi con più piacere? Questa domanda è veramente molto difficile perché gioco da tanti anni, quindi di partite importanti, di partite memorabili, ho avuto la fortuna di disputarne tante. Sicuramente una partita che non scorderò mai è la finale di Champions League del 2016. Vincere una manifestazione così importante è il sogno di qualsiasi giocatore, quindi sono delle emozioni e dei ricordi indelebili. Però altrettanto importante è stata la finale playoff l'anno successivo con Pesaro. Che abbiamo vinto, quindi ci ha permesso di salire di categoria e questo era un po' l'obiettivo iniziale della stagione, quindi raggiungerlo con tra l'altro un gruppo veramente speciale è stato qualcosa di bellissimo, quindi ho dei ricordi incredibili anche di quell'annata e devo dire che questa domanda è troppo difficile, non potrei sceglierne una sola in particolare. Nishi mi chiede: hai avuto una giocatrice modello da seguire per il tuo ruolo? Per il mio ruolo in particolare no, nel senso che ci sono tante giocatrici che stimo e che ammiro, però non ho mai avuto un modello di riferimento. Il mio idolo fin da piccola è sempre stata Taya Guero, perché oltre ad essere una grandissima campionessa ha vinto veramente di tutte e di più. È una giocatrice molto duttile, quindi lei poteva giocare in qualsiasi ruolo, libero, palleggiatore, attaccante ed era sempre fortissima. E poi ho avuto la fortuna di giocare con lei un anno a Casalmaggiore e devo dire che si è rivelata una persona veramente molto umile, sempre pronta ad aiutare le compagne, molto disponibile e quindi questo ha confermato ancora di più la stima che provavo nei suoi confronti e per me lei è l'emblema della vera campionessa perché ha sempre fatto parlare i fatti e non le parole. Mauri mi chiede: hai un oggetto portafortuna? Sì, ce l'ho, è questa collanina a forma di toro che è il mio segno zodiacale e mi è stata regalata dai miei genitori tanti anni fa e la considero un po' un portafortuna che indosso a praticamente tutte le partite. Gibo, ciao capitano, cosa succede in questo inizio di campionato? Sicuramente non è l'inizio di stagione che tutti noi ci aspettavamo, è un inizio molto in salita e di questo ne siamo veramente tanto dispiaciute. Credo
Credo che molto sia dipeso dai tanti infortuni e dai tanti acciacchi che abbiamo avuto in questo periodo e che non ci hanno permesso di allenarci tutti assieme con continuità in palestra. Quindi molti meccanismi e molto feeling tra di noi in campo ancora non è ottimale. Detto ciò, io credo tantissimo nella potenzialità di questo gruppo, ho piena fiducia in tutte le mie compagne, quindi il campionato è ancora lungo e ci risolleveremo. Prossima domanda. Luca mi chiede: ciao Rossella, che sport avresti scelto se non ci fosse stata la pallavolo? Allora, da piccolo ho praticato altri sport come il nuoto e il tennis e in particolare quest'ultimo mi è sempre piaciuto veramente tanto, poi però gli impegni pallavolistici diventavano sempre maggiori e sempre più frequenti, quindi ho dovuto fare una scelta e ovviamente la pallavolo ha avuto la meglio, però il tennis è uno sport che mi piace molto. E in più quest'estate ho scoperto un nuovo sport che adoro, che è simile al tennis, che è il padel, e questo potrebbe diventare il mio nuovo sport estivo preferito perché è veramente super divertente. E in più, da buona trentina, adoro andare a sciare, mi piace veramente tanto, però ovviamente per noi in inverno è impossibile, quindi tornerò sulle piste quando smetterò di giocare. Siro Anto mi chiede: c'è una gara che vorresti rigiocare? Sì, ce ne sono più di una. Senza andare troppo lontano, ti parlerei dell'anno scorso, quindi in particolare mi piacerebbe rigiocare le Final Four di Coppa Italia, perché pochi giorni prima sono risultata positiva al Covid, quindi non ho potuto disputarle e mi è dispiaciuto veramente tantissimo. E poi un'altra gara che vorrei rigiocare è il ritorno di Coppa Cev contro Stoccarda, perché purtroppo quella partita non è andata come speravamo, abbiamo avuto proprio una giornata no e non abbiamo messo in campo tutta la qualità che potevamo, quindi se avessi la possibilità sicuramente mi piacerebbe rigiocarla. Mishi mi chiede: come fai a trovare il tempo giusto nell'andare a muro? Allora, sicuramente il muro è un fondamentale difficile che va allenato tanto e il timing in questo caso è fondamentale. Secondo me tanto dipende dalla capacità di lettura del giocatore, quindi il saper leggere e anticipare le mosse del palleggiatore e successivamente spostarsi velocemente per mettersi a tempo con l'attaccante. Ti posso dire che più passano gli anni, più questa capacità di lettura migliora e sicuramente un aspetto fondamentale è, come in tutte le cose, l'allenamento, quindi più ci si allena, più il fondamentale riesce meglio. Questa era l'ultima domanda e spero di aver soddisfatto le vostre curiosità e vi invito a seguire anche le prossime puntate della Posta delle Farfalle. Vi mando un bacio e vi aspetto alla eWork Arena.